avrà luogo a San Giovanni Valdarno il primo Shack del film Sulla memoria, Il segreto di Anna, l'ultima opera del regista Giambattista Assanti. Un cast di spicco con gli attori del calibro di Massimo D'Apporto, Daniele Pecci, Ricky Tognazzi, Catherine Spack e Piera degli Esposti. Sono, diciamo, come ciclisti, sono contento di essere arrivato qui a San Giovanni Valdarno. E poi c'è da dire questo: perché ho accettato questo film? A parte che sono molto amico con Giambattista Assanti, avevo già fatto un'altra cosa con lui, ma quando sento il nome di Pertini, per me è un passepartout. Io sono un pertiniano puro, sempre stato, ho ammirato moltissimo quest'uomo, per cui ho cercato di andare dietro alle sue idee, ancora le conservo, e sono qui, adesso sono contento e farò un ruolo in questo film di Giambattista Assanti. Una storia, insomma, un percorso di questa donna, di vita, quindi sì, un percorso sia psicologico, quindi interiore ed esteriore, ecco, alla ricerca della verità per quanto riguarda proprio la sua vita familiare legata alla madre. Queste storie non devono ripetersi. Auschwitz ha lasciato delle cicatrici insanabili a questi personaggi, da molti sopravvissuti. Ricordiamo tutti il suicidio di Primo Levi e ricordiamo tutti che anche questi personaggi è come se non vivessero più. Quindi Marcello Bucci, in questo caso Roberto Iglizica, rappresenta proprio quello che noi vorremmo che non accadesse più. I sopravvissuti che decidono di farla finita. Quindi Auschwitz dovrebbe essere un monito soprattutto per i tempi pericolosi che stiamo tutti vivendo. Per quanto riguarda l'aspetto organizzativo, è stato fondamentale anche il ruolo dell'associazione Sandro Pertini. Sono contento che questo primo Shack si faccia a San Giovanni, perché è significativo. Credo che sia anche un'occasione per la città, insomma, di farsi conoscere un po' in giro per tutta la nostra nazione e naturalmente nel merito, cioè nel film che narra naturalmente una storia vera sulla Shoah, sull'Olocausto, credo che ne valga la pena come associazione, appunto, Sandro Pertini, proprio per lanciare il messaggio soprattutto alle giovani generazioni rispetto a una difesa della Costituzione repubblicana e di valori fondanti della nostra nazione. Ecco. La Banca del Valdarno ha dato un forte contributo all'iniziativa. Noi siamo la banca del territorio e davvero, tra virgolette, ecco, spendiamo volentieri i denari che destiniamo ogni anno per pubblicità, sponsorizzazioni, per il sociale, per la cultura, proprio nel nostro territorio, per arricchire anche il nostro territorio e per dare un segnale. C'è anche poi chiaramente una motivazione molto più forte, qui apro e chiudo una parentesi, questo film sarà presentato poi al Senato della Repubblica proprio per il giorno della memoria, il 27 gennaio del 2021, alla presenza di Liliana Segre, che proprio in questi giorni ha celebrato il suo 90° compleanno. Ha espresso tutta la sua soddisfazione l'assessore alla cultura del comune di San Giovanni Valdarno, Fabio Franchi, che ha ricordato una volta di più come San Giovanni sia davvero la città del cinema. È un onore e un piacere per la nostra comunità poter ospitare, essere tra i set di un film che parla di questi temi, che peraltro sarà presentato, sarà completato e poi presentato in occasione del 25 aprile dell'anno prossimo, quindi in una data per noi italiani estremamente significativa per la fine dei regimi. E poi ancora maggior prestigio è che San Giovanni è città del cinema da sempre, vuoi perché ha un festival nazionale che sta per spengere le 40 candeline tra un paio d'anni e vuoi perché ha una programmazione d'essè tra le più intense della provincia.